dei sassi lungo l'arenile abbiamo trovato che questi, diciamo, parlano, un microcosmo che parla di un mondo più grande di loro. Guardate ad esempio questo, se non sembra il pianeta Giove, con i suoi venti impetuosi all'equatore, che vanno così forte perché manca attrito, come sappiamo Giove è gassoso, e c'è all'interno una tempesta enorme, sembra grande quasi quanto la Terra, ed è stata addirittura scoperta più di 400 anni fa, per cui chissà quant'è che è lì, ma la vediamo meglio raffigurata su quest'altro pianeta, Nettuno. Ma la tempesta di Giove, eccola qua. La tempesta che vediamo sempre di Giove, eccola qua. La natura, che scherzi che tira. Oppure c'è un alfabeto divino uguale in tutto il creato. Questo ce lo dovranno dire gli scienziati. Guardate questo quest'altro pianeta. È incredibile, eh? Bagnati fanno tutto un altro effetto perché poi perdono, asciugandosi, il loro colore. Terminiamo questa lezione di astronomia. Ecco, salutiamo la grande tempesta su Giove, ma che qui invece è a Nettuno, ma anche a Nettuno c'è una grande macchia blu, con questa che può essere una cometa. Guardate la cometa, vedete ghiaccio all'interno, un agglomerato di terra, minerali vari. Ghiaccio, ogni tanto si sgancia dalla nube di Oort e prende magari la direzione dalla Terra, o lei o qualche altro asteroide, tipo questo qua, che l'ho battezzato Tutmosis. Guardate che occhio cattivo che ha. Questa arriva sulla Terra, ogni 26 milioni di anni c'è una estinzione di massa e siamo vicini al 2012. Speriamo bene. Ciao, alla prossima volta per un'altra lezione di fisica, chimica e storia dell'universo.